una sorta di rischio, la sua gradevolezza. Non è un paradosso. Effettivamente i suoi quadri, belli, in qualche misura quasi affascinanti, fanno correre il rischio di non vedere quello che c'è dentro, quello che c'è sotto di essi, che è il pensiero. Perché Pino Conestabile è un pittore, ma è anche un pensatore e nei suoi quadri esprime una visione del mondo, una visione della vita estremamente interessante. Andiamo per ordine. In principio c'era il caos. Egli, da questa realtà informe, ricava delle forme un po' a spirale che in qualche modo sembrano alludere alla molecola del DNA. E da questo assume progressivamente forma e figura. Quello che egli chiamava il materialismo cosmico-materico, un po' alla volta assume forma e struttura. E lui, in un suo scritto, sottolinea un aspetto molto interessante. Dice: i passaggi di dimensione in dimensione avvengono attraverso un tempo che non può essere misurato da nessuno strumento umano. E così allora il colore, sono ancora parole sue, viene inteso come materia carica di energia liberatoria emozionale, indipendente dal disegno. Queste condizioni fanno sì che lui abbia in qualche modo una sorta di rifondazione della realtà della sua opera. In qualche modo sembra riflettere quella che è l'antica concezione metafisica dell'essere, questo essere di Parmenide, uno, eterno, immobile, immutabile, solido, compatto, che non lascia la possibilità di spazi intermedi nei quali situare il movimento. Allora Pino Conestabile ripropone questa dimensione in altri termini. Il caos diventa l'espressione dell'inconscio, dell'animo umano, ciò che si annida dentro di noi e che si ripresenta in ogni istante per acquistare forme e figure nuove. E allora l'aspetto più evidente, più forte, più intenso della sua pittura è il senso del mistero che da essa promana. Noi avvertiamo questa sorta di identità fra il caos, l'essere, l'inconscio e il mistero. E tutto questo si compenetra in un aspetto nell'altro per riproporsi continuamente in una sorta di ciclicità che è l'essenza stessa della sua pittura.